1 agosto 1925. Com'è il purgatorio? La visione di Santa Faustina Kowalska. In esso una folla enorme di anime sofferenti. 1 agosto 1925. Dal diario privato redatto da Santa Faustina Kowalska. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e, in esso, una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Le fiamme che bruciavano loro non mi toccavano. Il mio angelo custode non mi abbandonò un solo istante e chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggior tormento, ed unanimemente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio, le anime chiamano Maria Stella del Mare, e la reca loro refrigerio. Avrei voluto parlare più a lungo con loro, ma il mio angelo custode mi fece cenno di uscire. Ed uscimmo dalla porta di quella prigione di dolore. Udii nel mio intimo una voce che disse: «La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia».